Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Bea. Ciao. Partiamo per le gole dell'Alcantara. Abbiamo appena scaricato la cacca, fatto il rifornimento di acqua. Adesso mangiamo una brioche. Mangiamo una brioche. Anche Bea mangia la brioche. Vuoi una brioche? Francavilla di Sicilia. Andiamo un po' sui monti, visto che comunque le giornate sono meravigliose. Guardate l'Etna che fuma. Che figata! Che figata! Stasera, se riusciamo, dormiamo in un posto che si vede l'Etna. Cioè, proprio che ci affacciamo sull'Etna. Meraviglioso. E niente, non so cosa dire. Più che fra un po' mi investo il ciclista. Forse è meglio che guido, la telecamera la deve tenere qualcun altro. Poi qualcun altro sta mangiando una brioche in pistacchio. Vai Ciccio, prego. E ciccia, ciccia bella, ciccia bella. Qua c'è gente che vende arance, piacerebbe comprarne qualcuna. Finocchi, arance, mamma mia, i carciofi. Carciofi, ma siamo in. Abbiamo ancora spazio per lo stivaggio? O. Qua è tutto prima, eh? Guarda che a gennaio qua ci sono le fragole. Qua è tutto prima. Adesso guido, utilizzo due mani e dice che fra pochissimo, fra 16 minuti siamo arrivati, quindi praticamente siamo già arrivati. Neanche il tempo di scaldare il motore e di mangiarmi la brioche. Me la passi la brioche con la crema di pistacchio? Non è che ce n'è più tanta. Dai, passamela un po'. Crema di pistacchio siculo. Perfetto, adesso questa gliela diamo a papi, ok? Guarda che bel posto! Siamo all'ingresso delle gole dell'Alcantara. Ascensori, ci sono un sacco di piante. La zona di souvenir. Si può dire cazzo? Guardate che belle scarpe. Mi sento troppo tedesco. E il culo di vita? Vuoi berlo tutto il fiume qui? Grida! Dai! Il posto è una figata, l'unico problema è forse la temperatura dell'acqua. Perché il posto è molto bello, la corrente è molto forte, è forte. Ecco qua, forse ce n'è un po' meno. Wow, bellissimo. Wow.
Non so se si vede, ma quello è l'Etna, un po' in controluce, ma è sempre l'Etna. C'è la neve in punta e fuma. Sta eruttando, c'è un'eruzione che è partita il 28 di agosto, ancora attiva adesso. Qua ci troviamo a Borgo Schino. Praticamente è un borgo abbandonato dell'epoca fascista. Siamo in una zona dove non ci sono, praticamente non c'è niente. Non ci sono case, non abbiamo incontrato paesini. Ci sono queste colline con qualche pascolo. Terra che offre un po' poco. Si vede che questi pini l'avevano piantati quando erano piccoli, cioè nel senso l'avevano piantati molto ravvicinati. Per la notte non ci fermiamo a dormire qua. Preferisco stare in mezzo alla natura che in mezzo a un paese abbandonato. Sono un po' lugubre. Dentro ovviamente tutto distrutto, non c'è più niente. Immagino questa piazza, ciao Bea, che questa piazza sia stata usata anche per qualche festicciola, visto che c'è questo bar con la cerchiata. Ovviamente non poteva mancare la chiesa. Mi affascinano queste strutture, comunque questa architettura. Mi affascina, mi sembra di entrare in un film. Altro dettaglio che mi ricorda quell'architettura lì è le finestre così rotonde, cioè ad arco nella parte superiore, e poi queste torrette che venivano usate per le scale con la vetrata verticale. Questo proprio mi ricorda quell'architettura lì. Ovviamente scalinata dentro il paese che portava al piano di sopra. La scalinata aveva un prosepio con questo ponticello che portava in questa struttura. In realtà ci porta ancora adesso, ma io non ci salgo. Comunque questo è il ponticello, che non sembra neanche poi messo così male. Comunque qua c'era una struttura con quel portabandiera, non so se qualcuno lo sa me lo dica. È figo. Comunque qua adesso c'è pieno di cacche di mucca. Qua è diventato un posto per far pascolare gli animali. Qua dentro la parte lì sopra addirittura sembra tutto, a parte che i mattoni sono tutti messi malissimo, ma sembra addirittura che abbia preso fuoco. Chissà cos'era qua. Torniamo, che mi chiamano. Ok.
stanotte ci fermeremo per qui. È un posto molto bello, tranquillo. Nelle campagne sopra Francavilla, non vorrei dire una cazzata, o Villa Franca o Francavilla. Non mi ricordo. Comunque, posteggiato qui, questo spiazzo è molto, cioè molto, è un po' in pendenza, quindi ho fatto un po' l'acrobata per riuscire a metterlo in bolla. Poi ho usato il cuneo e ho avuto culo di riuscire a fermarmi proprio sulla parte più in alto. E qui invece il cuneo non bastava, così ho preso una roccia e ci ho messo sotto due pezzi. Adesso ho messo i piedini per farlo star fermo. Ah, i piedini risultano poco. Ah, facendo un giro qua abbiamo incontrato un gregge. Ah, qua c'è un cane. E il problema cane c'è, perché noi abbiamo la cagna in calore. Quello là è l'Etna, per quello che ci siamo messi dall'altra parte, che vorremmo vedere un tramonto con la silhouette dell'Etna. Purtroppo anche qui, che siamo meno male nella natura, lontani dalla città, c'è veramente una maleducazione nei confronti del territorio, qua c'è detriti, c'è spazzatura un po' ovunque. Comunque, cioè, proprio non gli è stato proprio insegnato che non va fatto. Non gli è stato proprio insegnato. Lì c'è un cane. Non voglio venire a disturbare, cagnone. Lo so che è casa tua. Non andiamo a disturbare il cane, dai. Non che abbia paura. Visto che non abbiamo ancora vissuto delle emozioni forti, pure, abbiamo deciso di mettere quell'affare lì sopra i fornelli. C'è qualche problema tecnico, Eli? Fuma che cosa? Fuma l'alluminio. Vedi? Fuma. C'è anche un odore particolare. Beh, la prima volta. È bello quell'occhio davanti, sembra una cosa spaziale. Sì, una cosa antica, retro. Di quelle cose futuristiche. Futuristiche o antiche, deciditi. No, sì, quella dell'epoca degli anni 50, retro futuristica. Sì, è vero. Cosa, ma ha un'utilità o è solamente di design? Ah, è uno spioncino col vetro? Sì. Ah, c'è anche la luce? No. No. Cosa fai con la luce blu accesa lassù in cima? Presa dall'emozione, acceso tutte le luci. Vabbè, vediamo dopo il risultato della tua cosa. Della tua torta. Ah, vabbè, vediamo dopo lo stesso. Non posso stare qua a filmare all'infinito.